Ciao ragazze e bentornati sul canale. Oggi un nuovo video, ma prima di cominciare, sigla. Ciao ragazze e bentornati sul canale. Oggi un nuovo video, ma prima vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e attivare la campanella, ma di andare anche giù nell'info box perché come sempre troverete i link diretti ai miei social come Instagram, che sono sempre Fortuna Fashion Meetup, ma come sempre troverete sicuramente tutte le informazioni inerenti al video stesso che vi sto girando, tra cui anche il link della mia dolcissima amica Michela, un bacio amore, del canale Michela P. E perché questo è un video in collaborazione che facciamo inerente appunto ai nostri profumi dal pack accattivante, dal pack che ci ha, come dire, emozionato, dal pack che ci ha affascinato, oltre alla profumazione ma anche al packaging, insomma i profumi che hanno il pack accattivante. Quindi quelli che veramente ci hanno fatto sentire le scintille, ci hanno fatto venire i cuoricini agli occhi. Allora, io ne ho un po', ragazze, quindi non sto qui a farvi la recensione su tutti i profumi, su tutti i profumi che vedete. Magari su qualcuno io già ve l'ho fatto e magari li potete trovare nella playlist appunto di profumi. Oppure se c'è qualche profumo in particolare che vedete, me lo potete comunque scrivere sotto nei commenti, se c'è appunto qualche profumo che vi può interessare, una recensione un po' più dettagliata, mi fa piacere di farvela. Detto ciò, incomincio perché sono un po'. Parto dai più piccolini per arrivare poi a quelli un po' più particolari, ancora più particolari. Allora, il primo è questo, che è di Moschino. Io questo l'ho preso in offerta da Idea Bellezza un bel po' di tempo fa, grazie alla mia amica Michela, perché appunto lei me lo fece vedere e me ne innamorai dal packaging e tutto quanto. Poi vabbè, andai a sentirlo e ovviamente tra le note e tutto quanto mi piacque veramente tanto. Per esempio, questo è uno di quelli che già vi avevo fatto la recensione, quindi questo già lo potete trovare tra le playlist. Quindi questo è il primo, ragazzi. Come vedete, qui sopra porta tutta quasi un pianeta stellare, non lo so. È veramente molto bello, molto accattivante, sicuramente particolarissimo. Bello, bello, bello. Quelli più low cost e poi andiamo quelli high cost. Quello là di Moschino, se lo trovate in offerta, è come se fosse quasi un low cost, ecco. Allora, il prossimo che vi faccio vedere è questo qua, che io presi da Acquasapone in offerta, appunto, intorno ai 7-8 euro, ora non ricordo, ed è un profumo da 30 ml dovrebbe essere. Vediamo un attimo se riesco a... Sì, 30 ml, ed è questo qua, praticamente a forma di borsetta. Ma è quello che mi ha fatto, che mi ha colpito di questo profumo quando l'ho sentito, ovviamente anche il packaging, è stato proprio il fatto che è a forma di borsetta. Non so se si riesce a vedere, troppo troppo bello. E ci sono anche in altre fragranze, solo che a me le altre fragranze, nonostante la borsetta fosse rosa, e sapete che è un colore che comunque piace, non l'ho preso perché comunque il profumo non mi piaceva, quindi ho desistito purtroppo. Però se l'avessi dovuto comprare soltanto per il pack, no ragazze. Quindi questo è un altro. Il prossimo appunto è uno di Avon, questo qui, che quando l'ho visto sinceramente mi ha fatto pensare tantissimo all'albero di Natale, non lo so perché, ma mi ha fatto pensare all'albero di Natale, ragazze. Ovviamente questo non è l'unico che mi è piaciuto, anche il packaging, però questo è uno di quelli più particolari che io ho dell'Avon, a parte i Fareway che sono usciti poi dopo. Insomma, questo è uno di quelli che per me
è uno di quei profumi che hanno anche il pack accattivante. Io questo già ve ne ho parlato nei profumi sulle scoperte del periodo per quanto riguarda i profumi, e sto parlando di questo Giorgio Gold, che già ve ne ho parlato. Vedete, è molto bello perché comunque è un profumo invernale, un profumo che comunque si sente tantissimo l'ambra, molto mielato secondo me. È abbastanza importante come profumo ed è particolarissimo perché porta appunto la boccetta fatta tutta come se all'interno ci stessero dei brillantini, quando invece sono proprio stampati sulla bottiglia. Molto bello e molto elegante, secondo me. E appunto sono loro, questi qua, che si chiamano Amore Mio, sì. Il primo è stato questo qui, praticamente, che comprai, e poi mi presi questo perché, sempre perché mi vado a leggere le note e tutto quanto, quando io vedo che un profumo comunque mi piace, dalle note e poi anche un pack che mi attira, lo prendo. Soprattutto quando sono in offerta, ragazze, cerco sempre di non farmi scappare le offerte, le promozioni, poi soprattutto in questo periodo che stanno incominciando a sbizzarrirsi, vi dico la verità, non so nemmeno io dove dividermi sinceramente. Comunque, questo è Amore Mio, questo qui, e ha appunto questa bottiglia fatta in vetro opaco, che all'interno il profumo è rosa e poi porta questo serpente a dir poco particolarissimo, difficilissimo da trovare un pack del genere. Come anche quest'altra fragranza qui, che questa è una fragranza un po' più estiva. E questo praticamente è Amore Mio Passion, che ovviamente questa linea ne fa altri che per il momento ho dovuto accantonare perché comunque non si può prendere tutto, ragazze, quindi quello che posso, quello che mi riesco a prendere, cerco di prenderlo. Il primo moschino che ho preso perché tirata dal pack, come un po' tutti i profumi, che poi ho sentito il profumo e mi è piaciuto, eccetera, eccetera, è questo, sempre preso da Idea Bellezza con un'offerta. Questo è sempre da 30, se non erro, sì, ed è veramente buonissimo, ragazze. Io ho soltanto questi due di Moschino per il momento, quindi questo è troppo bellino. Questo poi tra l'altro è ispirato proprio a Olivia di Braccio di Ferro, quindi è troppo troppo sfizioso in tutte le sue forme, ecco. Altri profumi sono sicuramente questi Les Notes Gourmand di Remy Sens. Io ne ho tre, già vi ho fatto la recensione un bel po' di tempo fa. Eccoli qui. Già vi ho fatto una recensione, mi piacciono tutte e tre, sanno di confetto, sanno di dolce, sanno di gourmand, sanno di caramello, sanno di latte di mandorla, sanno di mandorla, insomma ragazze, veramente buoni, buoni, buoni. Vi faccio vedere solo uno diciamo in rappresentanza di tutte e tre, perché bene o male hanno tutte e tre la stessa confezione. Io questi li presi sempre in offerta su Salvi Privati un bel po' di tempo fa. E me ne sono innamorata. L'unica pecca, diciamo, che non ha il fiocchettino che c'ha il 50 ml, questi da 30 ml, però è troppo bellino, è proprio una chicchetta, come dico io. Questo poi è uno di quelli che sto utilizzando in questo periodo in modo particolare perché ha questa profumazione adattissima all'autunno-inverno, un profumo dolce gourmand che lascia la scia, cioè, almeno a me emoziona tantissimo quando lo metto, mi fa sentire bene, come anche gli altri, ragazzi. Gli altri due sanno proprio di confetto, proprio di tulle, insomma, buoni, buoni, buoni. Io, se vi riesce, io vi li consiglio veramente tantissimo questi qua, soprattutto in offerta. Saldi Privati li mette spesso a 22,90 euro, mi sembra. Insomma, è da avere, ragazze. Qui incominciamo a salire un po' di prezzo e vi parlo di, faccio vedere questi qua di Signorina di Salvatore Ferragamo. Questi sono quelli che io ho. Mi sembra sì, che ho solo questi. E sono veramente troppo carucci. Questi sono da 30 ml, presi sempre in offerta da Ballardo, mi sembra.
Le profumerie mi allargano quando mettono le loro offerte, insomma, ragazze, troppo delle chicchettine con questi fiocchettini molto eleganti. Poi adesso arriva il Natale, diciamo che un pensiero del genere fa sicuramente più che piacere. È davvero, sono davvero molto carini, sia dentro che fuori. Mi ha colpito il pack. Da subito, da appena che l'ho visto, sicuramente questo qui di Cajarella, che è forma di rossetto, ragazze, come non potevo non prenderlo. Questo è sempre un 30 ml, lo si da Sephora, sempre con un 20% di sconto. Che dire, è stupendo, veramente troppo 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 bello. Cioè, che ci volete di? Un altro è questo, che è quello di Alien. Anche questo è proprio un gioiello, ragazza, sembra veramente una pietra preziosa, ha quasi veramente una forma di un alieno. È davvero accattivante questo profumo, e troppo troppo bello, veramente. Eccolo qua, io questo sempre con le offerte, nel periodo natalizio, che mise Sephora con i famosi kit, che a volte, poi soprattutto l'anno scorso, Sephora ha messo tantissimi kit, che comprendeva il profumo, la crema, da corpo, oppure io per esempio questo quando lo acquistai trovai la crema, trovai il campioncino per uomo, sempre di Alien, e poi con la pochette tutta bianca, insomma, tutta stile natalizio, insomma, stupendo. Anche questo ve ne ho parlato nei profumi, nel video dei top, dei prodotti top per l'autunno, e questo è Black Opium, e anche lì vi parlo di questo profumo. Mamma mia, ragazze, oh mio Dio, è veramente uno di quei profumi che vi fa andare in estasi, almeno a me, mi cattura, mi fa innamorare, mi fa anche passare magari dei brutti pensieri per la testa, è nervoso, insomma, bello, 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 veramente molto, molto bello. E questo era uno di quelli che io avevo nella wishlist per da parecchio tempo, e che, come ebbi l'occasione, ovviamente non me la feci scappare. Altro moschino è questo qua, praticamente. È un profumo dolcissimo, più che dolce, è fresco. Mamma mia, sembra proprio di sentire il bucato pulito. Bellissimo, ragazze, questo qua. Io questo l'ho presi da una pagina su Facebook. Questo è praticamente è un tester, che loro vendono sia profumi che tester, però sono tutti originali. Il mondo dei profumi. Io acquisto spesso, quando appunto mi piace un profumo e mi occorre un profumo. Io vedo se loro ce l'hanno, insomma. Mamma mia, buono, buono, buono. Troppo bello, ragazzi. Tenerissimo lui. Qui è il Poison Girl. Io questo addirittura ce l'ho nello scatolo, ragazze. Molte scatole io le tengo, però non c'ho i profumi all'interno, perché altrimenti, ragazze, dove io ho i profumi non c'entrerebbero neanche uno, perché la postazione, quella che vedete alle mie spalle, dei profumi è completa. Infatti dovetti fare un apposito per altri profumi, perché altrimenti rischiavo veramente di brutto che quella mi cadesse, e sinceramente anche no. Questo è il Poison Girl. Questo qua l'ho preso sempre da Sephora, sempre con uno sconto, baby. Buonissimo. Eccolo qua, troppo bello, ragazzi, affascinante, non lo so, mi dà una sensazione di troppo una chicchina, piccolina, bellina, sempre un 30 ml questo qui. Questo invece l'ho presi da Mallardo, le profumerie Mallardo, perché anche su questo trovai l'offerta, anche qui lo trovate nella sua scatolina, perché comunque mi piacciono. Io comunque ho altre scatoline lì, gli altri profumi che poi dopo vi faccio vedere. Questo è il Dolce & Gabbana Garden, è una chicchetta anche questa, ragazza, veramente. Eccolo qui.
Troppo troppo bello con questo fiore. Io poi adoro i fiori, le rose, quindi mi piacciono i profumi floreali sempre. Mamma mia, fiorerà, mi piacciono i profumi floreali, anche in estate, in inverno, mi piacciono i profumi floreali tutto l'anno praticamente, ve l'ho sempre detto. Non ho un determinato periodo che mi piace soltanto il floreale oppure soltanto il profumo agrumato, ma mi piacciono proprio i profumi sempre, tutto l'anno, cioè non ho un periodo che mi viene la fissa per una determinata profumazione. Mi piace la mandorla tutto l'anno, mi piace il fiore tutto l'anno, mi piace, che ne so, il caramello tutto l'anno, cioè non ovviamente ci sono profumi che sono nettamente estivi, nettamente invernali, però diciamo, io, come vi ho sempre detto, non faccio differenza, non mi faccio problemi. Se un profumo mi piace, me lo metto. La stessa cosa con il make-up: se mi piace di fargli un determinato make-up, me lo faccio, se no, no. Non faccio distinzione. Ecco, l'altro è questo, che uscì l'anno scorso, se non mi sbaglio, che è il Paco Rabanne, uno dei Paco Rabanne che ho, perché ne ho due. Ma questo è quello più accattivante, più, diciamo, che oltre a farmi innamorare del profumo in sé per sé, come si è presentato nello scatolo e tutto quanto, ma anche il pack, ragazze, cioè veramente un profumo signorile, è strepitoso, strepitoso, bellissimo, cioè, che ci volete dire? Che dite? Un altro profumo è questo, questo qui, lo Scandal by Night, questo pure l'ho preso nel periodo di Natale dell'anno scorso, sempre con un'offerta che avevo sempre con gli sconti, perché io compro solo con sconti, ragazze, se no tutto quello che vedete nei miei video oppure sul mio Instagram non lo comprerei. E vabbè, sì, certo, compro anche make-up che non ho scontistiche, però comunque sono comunque regali, sono comunque articoli che fanno piacere, quindi mio marito mi fa tantissimi regali. Su questo, devo dire la verità, sono molto fortunata, mi ritengo molto fortunata, e insomma lui farebbe qualsiasi cosa per me. E insomma, comunque, questo è appunto lo Scandal by Night, troppo bello. Questo è fico. Si può dire fico? Troppo bello. Poi un altro che l'ho presi sempre con una scontistica del 10% in questo caso. E sto parlando di questo, i Good Girl di Carolina Herrera. Che tra l'altro, vabbè, io vi devo fare un video acquisti di almeno 2 mesi, che non ve l'ho fatto ancora perché sto aspettando un pacco da Sephora, e quindi voglio aspettare che mi arrivi quello e poi vi faccio vedere tutto. Ho approfittato di un'offerta che sta appunto sul sito di Sephora, che c'è stato il 30% di sconto su tutto il make-up, anche sui brand che normalmente non scontano, e quindi ho approfittato. E, insomma, questo è uno di quei profumi che vi avrei fatto comunque vedere anche in quell'haul che mi devo organizzare a farvi, ed è bello ricco, ragazze, quindi preparatevi, perché comunque non facendolo il mese di settembre vi accoglierete l'haul di 2 mesi. E comunque, io questo quando l'ho presi, questo è un 30 ml, era praticamente il regalo se aveva il Carolina, sempre
si aveva l'olio per il corpo con i brillantini, ragazze. Allora, io solitamente questi prodotti non li utilizzo per il corpo, però questo praticamente ha la stessa profumazione di questo profumo, e come non utilizzarlo questo in estate con tutti questi brillantini. Comunque, il profumo è fantastico, la scatola è una di quelle che non butterò, è di vellutino, come vedete, fatemi sapere se volete una recensione su questo profumo, è straordinario, fa anche quasi paura utilizzarlo, ed eccolo qua, il famoso tacco, o sullo scatolo, se no. Eccolo qui, questo è quello da 30 ml, troppo troppo chic, ragazze, mamma mia, troppo bello. Questo praticamente, il 30 ml si toglie il tacco in questo modo, e poi qui c'è il profumo, mentre quello da 80 ml, mi sembra, o da 90, ma non mi ricordo, insomma, la versione più grande si spruzza proprio dal tacco. Che sinceramente trovo un attimino più brutto da utilizzare in quel modo, perché si rischia di far rompere il tacco. Invece questo basta che tirate questa parte qui e non il tacco, e insomma, ovviamente sempre con attenzione, e insomma, ragazze, è una sciccheria, una chicchetta, cioè come la vogliamo chiamare un profumo del genere. Fatemi sapere se volete la recensione di questo, perché ancora non, appunto, come vi dicevo, non ho fatto neanche il video. Un altro profumo sono questi di Bottega Verde. Come vedete, Bottega Verde, se ne esce sempre con questi packaging un po' carini, un po' sfiziosi, con questi frou-frou troppo carini, che ovviamente sempre con gli sconti si possono acquistare, ragazze. Poi specialmente se vi arrivano i messaggi su WhatsApp con le offerte, come spesso mi arrivano a me, io quando mi occorre qualcosa, quando ho l'occasione, vado. E quindi questo è bellissimo anche con questo frufru, che vi vado a mostrare, ma non per meno interessante, è questo qui. Di Pepe Jeans, che già vi ho fatto vedere anche questo nelle scoperte che ho fatto per quanto riguarda i profumi, è questo qua, ragazze. Cioè, ragazze, ma come si fa? Cioè, mai visto una cosa del genere? Un cocktail, volete un cocktail? Vi offro un cocktail. Venite da me, vi offro un cocktail. Troppo troppo accattivante, ragazze, veramente non ho mai visto niente di più bello, particolare, non c'è niente da fare, ragazze. I profumi, un po' come anche il make-up, non solo deve piacere quello che comprate, ovviamente quello che porta all'interno di un prodotto, ma anche l'occhio vuole la sua parte per quanto riguarda il packaging. C'è poco da fare, non ci nascondiamo. Chi tra di noi non compra perché piace il packaging, o anche il packaging? Non ci nascondiamo, su. Stupendo. Troppo, troppo buono, ragazze. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi profumi che vi ho mostrato. Troppo bello, sembra veramente un cocktail. Se quanto, ragazze, io spero che questo video vi sia piaciuto. Quindi, ragazze, fatemi sapere che cosa ne pensate con un commentino sotto, e fatemi sapere se volete una recensione su qualche profumo in particolare. Io ringrazio la mia dolcissima amica Michela. Un bacio, amore, lo sai, è sempre un enorme piacere collaborare insieme a te. Mi raccomando, passate per il suo canale, iscrivetevi al suo canale se ancora non l'avete fatto. Iscrivetevi al mio e lasciatemi un like, e vi aspetto anche su Instagram se vi va, trovate tutto giù. Io vi mando un bacio grande, e noi, se volete, ci vediamo al prossimo video. Ciao, ragazze!